Mister, finalmente un Bari che esce tra gli applausi del San Nicola. Prima vittoria al San Nicola, come giudica la prestazione? Un obiettivo che abbiamo è quello di dare entusiasmo alla città, di dare entusiasmo, diciamo, ai tifosi, che è importante perché deve essere la nostra forza. Io oggi, nel dire alla squadra, nel preparare la partita, avevo detto proprio questo: in casa non ce n'è per nessuno, dobbiamo esaltare i nostri tifosi, ci devono dare la forza perché chiunque squadra arrivi qui passa i guai, insomma. Quindi in linea di massima la squadra oggi è stata molto attenta, molto concentrata, diciamo, hanno messo quell'umiltà, quell'applicazione di cui non si può fare a meno. Chiaramente poi ci ha detto anche tutto bene oggi. Il suo collega Scienza, nel dopopartita di Bari Monopoli, che ha segnato il suo esordio lampo in quella serata sulla panchina del Bari, a proposito delle altre squadre, nominò un po' di squadre, poi disse: se il Bari esplode, puntini puntini. Oggi il Bari ha fatto un primo botto. Sì, ma ci abbiamo tanto da lavorare. Allora, è giusto entusiasmo da parte di tutti, però da parte nostra dobbiamo essere consapevoli della situazione. Ci abbiamo queste potenzialità, perché quello che ha detto Scienza ci credo anch'io, perché chiaramente è una squadra che ha grandi potenzialità, però ancora dobbiamo affinare le cose che abbiamo fatto oggi. Ci dobbiamo soprattutto convincere di quello che abbiamo fatto e di farlo con più velocità e con più cattiveria. Allora diventiamo una squadra ancora più solida e ancora più efficace. Faccio un esempio: nella fase del non possesso le pressioni le abbiamo fatto vado o non vado, invece vado. E sulla fase di possesso palla abbiamo le giocate ben precise e dobbiamo farlo con più velocità. Quindi c'è da lavorare tanto, però speriamo che esplodiamo veramente come deve succedere. Mister, volendo utilizzare un'immagine per definire il modo in cui ha vissuto la partita, mi viene in mente una molla. Lei saltava sempre in panchina, era sempre pronta a guidare i suoi. L'abbiamo vista anche sul 3-0, su un contropiede non sfruttato, insomma, incitare Simeri e Antenucci. Ecco, è questa la chiave di volta. No, è il problema che in questo momento qua, come dicevo prima, ancora devono prendere quella mentalità, quegli atteggiamenti. Io, per esempio, la partita col Monopoli, io non sopportavo che qualche giocatore abbandonava la squadra, rimaneva alta, ferma, se si perdeva palla rimaneva lì a guardare. È chiaro che in questo momento qua loro si stanno applicando tanto per evitare queste cose, però da parte mia devo cercare di richiamare subito l'attenzione, perché loro lo vogliono fare, ma molte volte le abitudini che hanno ritornano a fare delle cose che, per esempio, il fatto di quando perdi palla loro scappavano, invece io voglio che si aggredisse, sono cose diverse, che chiaramente su queste cose qua ci tengo tanto, e quindi cerco di in questo momento la squadra ha bisogno delle attenzioni per rimanere sempre con gli atteggiamenti giusti. Mister, avete lavorato tanto anche sui calci piazzati, ogni palla che il Bari batteva angolo, punizione, si vedeva qualcosa di nuovo. Beh sì, io credo molto nei calci piazzati, ci si vincono i campionati con i calci piazzati e noi dobbiamo migliorare anche lì. Ci abbiamo fatto comunque due gol, quindi questa è una cosa molto molto positiva. Abbiamo fatto gol a Picerno, abbiamo fatto gol oggi, quindi questo mi aiuta tantissimo, perché ancora di più la squadra si convince nel farli nel miglior modo possibile. Non è importante lo schema, è importante che la squadra capisca e acquisisca convinzione nel farlo, perché i risultati poi sono questi. Mister, prossimo turno una Ternana, scontro al vertice, avrebbe voluto affrontarlo un po' più in là oppure meglio così? No, avrei voluto un po' più in là, perché comunque, come ho detto prima, dobbiamo ancora migliorare su tante cose, perché la squadra deve essere convinta di fare queste prestazioni qua e ci voleva un'altra partita, un altro paio di partite ancora, però confido molto proprio sull'applicazione dei giocatori, dei ragazzi che sono oggi, mi hanno dimostrato proprio voglia di voler fare certe cose, e quindi spero che con la Ternana, che sarà una partita clou, spero che con la Ternana riusciamo a tirar fuori ancora il meglio di noi. Con un bel risultato come questo si lavora meglio? Quello era indispensabile, l'avevo detto a Picerno e lo dico ancora oggi, perché le vittorie danno entusiasmo e soprattutto danno la voglia di voler migliorare, perché fare un gol su punizione fa credere che c'è sulle cose che si fa, e quindi era indispensabile anche questo. È stata solo una battuta sul gol di Sabbione, le ha detto se voleva farlo è stato un rinvio. Sabbione lì mi è piaciuto, ecco, vedi il discorso degli atteggiamenti che dicevo prima,
la cattiveria e la determinazione dell'aggredire quella palla lì. E questa è la cosa da segnalare su quel gol. Poi è chiaro, io ho detto all'inizio dell'intervista che ci è andato tutto bene, soprattutto sul gol di Sabbione.